875 centimetri cubici di cilindrata, emissioni e consumi inferiori a quelli di un motore diesel, una ricetta tecnica senza dubbio all'avanguardia. Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti per questo nuovo motore sono fondamentalmente due. Da un lato l'applicazione della tecnologia multi-air che abbiamo presentato lo scorso anno, che attraverso la gestione elettronica delle valvole consente una riduzione delle emissioni e dei consumi accoppiata a un miglioramento delle prestazioni sia di potenza che di coppia massima. Alla tecnologia multi-air abbiamo unito anche il cosiddetto downsizing, quindi la riduzione della cilindrata, che ci è stata resa possibile dall'applicazione di un turbocompressore specificatamente sviluppato per questo motore. La combinazione delle due cose ci ha consentito di avere un'architettura a soli due cilindri e un motore che fornisce da un lato prestazioni superiori a quelle di un motore 1.4 aspirato a quattro cilindri, con consumi che sono oggi il record al mondo, 92 grammi di CO2 soltanto. Il Twin Air diventerà una famiglia di motori. A questa prima versione da 85 cavalli se ne aggiungerà una aspirata da 65 cavalli, un'altra turbo da 105 cavalli e poi in seguito avremo anche la versione a metano. Abbiamo cominciato appunto lo sviluppo di questa soluzione che prevede l'accoppiamento del motore Twin Air a un cambio dual clutch su un albero del quale è applicato un piccolo motore elettrico che consente di ottenere un piccolo ibrido di ottime prestazioni ma soprattutto di costi relativamente contenuti. E tornando un attimo al tema del metano, avete già detto e dichiarato, mezzo di marchione appunto, che lo porterete negli Stati Uniti. La 500 arriverà negli Stati Uniti, il Twin Air? Guardi, questo motore è a disposizione di tutto il gruppo Fiat, se i colleghi della Chrysler lo riterranno interessante per il mercato americano saremo ovviamente ben contenti di fornirlo. Il 1.4 Multi-Air che sarà prodotto negli Stati Uniti è comunque di per sé già un eccellente motore per abbattere le emissioni in un paese come gli Stati Uniti, dove il downsizing si sta appena affacciando. È appunto disponibile in tutto il gruppo Fiat? Fuori dal gruppo Fiat potrete venderlo e diciamo fornirlo a qualcuno? Per definizione tutti i prodotti di Fiat Powertrain Technologies sono disponibili anche ai terzi, è una delle ragioni per cui FPT è stata creata nell'ambito del gruppo Fiat 5 anni fa. Ultimissima domanda inevitabile, se a questo punto oggi lei deve consigliare se comprare una 500, 1.3 diesel o un Twin Air, cosa risponderebbe? Per il bilancio tra il cosiddetto fan to drive, quindi le prestazioni, e il costo di gestione, principalmente consumi e assicurazioni, sicuramente il Twin Air, che credo che sia la scelta migliore. Quindi ci fa sentire questo suono? Certo.